Allora, adesso è il turno di Raffaele Chiocca di Kelion, altro nostro sponsor. Lui si è formato alla Federico II a Napoli e adesso è technical architect a Kelion. Anche lui è sviluppatore di Drupal, continua a curarne alcuni aspetti, alcuni moduli, e ci parlerà appunto della comunità di sviluppo di Drupal e della fattispecie, l'ultima versione, quella 8. Oggi parleremo di come utilizzare Drupal per il community development. Sostanzialmente Kelion SRL è una società fondata nel 2008, abbastanza giovane, fonda tutto il suo business esclusivamente su tecnologie open source, è certificata ISO 9001, quindi significa che i nostri software rispettano diversi standard di qualità, e ISO 13485, che è una certificazione per i medical device, quanto noi con Drupal ci facciamo web application per ospedali sostanzialmente e per multinazionali farmaceutiche. Ha vinto anche un premio del National Champion European Business Awards nel 2014-2015 per un progetto sempre basato su Drupal. Drupal è la nostra tecnologia core business da 7 anni e Kelion è membro della Drupal Association dal 2010. Sostiene diversi eventi abbastanza interessanti, quali il South Italy Drupal Camp, che abbiamo fatto la prima edizione quest'anno, il 12 giugno 2015, se si vede, è abbastanza interessante, diciamo. Cos'è Drupal? Come lo possiamo definire sostanzialmente? È un content management framework, si definisce Drupal, cioè è praticamente CMS, è parte di Drupal, è un CMS, cioè un software per creare e gestire in maniera facile e veloce un sito web che svincola appunto da conoscenze di programmazione software. Io posso usare un CMS anche se non sono uno sviluppatore, un ingegnere del software in questo caso, ma ha anche un framework come architettura logica di supporto, quindi con questo framework posso estendere il CMS, quello è il concetto. La community Drupal si è evoluta molto in questi anni, vediamo l'evoluzione dal 2015, dal 2005 al 2015, e adesso ci sono più di 1 milione appunto di portali online Drupal based, di cui sono solo quelli di cui siamo a conoscenza tramite un modulo update che praticamente consente a Drupal di richiedere gli aggiornamenti, quindi loro sanno che questo sito è Drupal based, questo è il concetto. Ci sono più di 1 milione di persone coinvolte che parlano 180 lingue differenti. Differenti in 229 paesi. Ad esempio, nell'ultima settimana ci sono stati quasi 3.000 commits sui repository di Drupal perché stanno sviluppando la versione 8. Questa è la timeline. Drupal nasce nel gennaio 2001 da Dries Batiert e si evolve fino alla versione 7. Adesso siamo all'ultima versione stabile, la 7, che è uscita a gennaio 2011. Quindi da gennaio 2011 fino a oggi stanno implementando la versione 8 di Drupal.
da marzo 2011 fino ad oggi stanno implementando la versione 8. Adesso siamo dove c'è la freccetta rossa, praticamente alla fase di API and feature complete, quindi siamo alla seconda RC che è uscita, la release candidate è uscita mercoledì, questo mercoledì. Praticamente Drupal 8 sarà disponibile, la prima versione stabile, la 8.0, sarà disponibile tra un arco di tempo tra 4-7 settimane più o meno. La versione 8 cambierà molto Drupal in questo senso. Qui vediamo uno dei primi cambiamenti importanti nella struttura di Drupal. Qui è stato committato un cambiamento alla forma API di Drupal con una patch abbastanza importante. Queste sono le iniziative della community per Drupal 8, quindi in questo caso qui queste sono tutte iniziative prese appunto dalla community, che questo è lo stato, quindi c'è il configuration management. In questo talk andiamo ad approfondire tutte queste iniziative della community. Questi sono diversi strumenti. Questo è Drupal 8, il ciclo di sviluppo, come vi dicevo prima, sostanzialmente siamo nella RC phase, e questa è la timeline dello sviluppo, quindi ci siamo quasi, diciamo, al rilascio di Drupal 8. Questo è il concetto. Andiamo a vedere le novità. Drupal 8 innanzitutto avrà il mobile, e sarà mobile first. Le immagini responsive, breakpoint e tabelle responsive, views, tutte nel core praticamente sono. Come possiamo vedere, c'è una dimostrazione in diretta. Questa cosa. La tabella si restringe praticamente adattandosi allo schermo. Questo lo avete già dall'installazione di Drupal con le tabelle responsive, quindi il contenuto di Drupal si adatta alla dimensione della finestra e dei pulsanti che cambiano, filtra e applica, si adattano per funzionare anche su mobile. Le tabelle vengono appunto ridotte, e adesso non si vede granché, però questo è il concetto. Viene introdotto il configuration management. Che cos'è configuration management? Sostanzialmente è un sistema, è una API centralizzata che tutti i moduli possono utilizzare per memorizzare i dati ed effettuare il deployment. Quindi mettiamo caso io sto sviluppando un sito in locale, lo voglio passare sul server del cliente, posso utilizzare questa API che Drupal 8 mi mette a disposizione. Quindi appunto questa API le distingue in simple configuration e configuration entities. Adesso andremo a vedere praticamente di cosa si tratta, diciamo, questo è il concetto. Questo è il concetto. Per esempio, prendiamo caso che è possibile aggiungere, dobbiamo aggiungere un campo codice fiscale al profilo dell'utente, in modo tale che l'utente, quando si registra, ci fornisce anche il suo codice fiscale. Ok, quindi stesso da interfaccia, dopo che è stato installato Drupal, andiamo ad aggiungere un campo. Di testo semplice, codice fiscale. Drupal ha una sua sovrastruttura, un layer di astrazione dei dati a livello del database, e per la sicurezza appunto possiamo creare, questo ci consente di creare un campo del database proprio come base di dati da interfaccia. Quello è il concetto. Quindi salvo le impostazioni del campo, che questa è la cardinalità, e adesso un altro ambiente che ho chiamato sempre Linux Day Produzione, che sarebbe l'ambiente di produzione del cliente. Ho effettuato quella modifica in ambiente di staging,
e adesso vado a passarla sul sito del cliente, quello è il concetto, con la sincronizzazione della configurazione. Questo è il mio Linux di produzione. Adesso Drupal si è accorto che ho modificato qualcosa all'interfaccia e mi dice hai cambiato queste cose, le vuoi passare in produzione sul sito del cliente? Stesso Drupal fa questo ragionamento e diciamo da adesso non andiamo, ho 15 minuti, quindi è possibile appunto tramite un'API centralizzata sincronizzare questi dati dal sito di sviluppo al sito di produzione, quindi al sito del cliente. Drupal mi consente anche di versionare, questi sono dei file YAML di presa da Symfony, questa cosa qui mi consente di versionare le modifiche che faccio a database praticamente all'interfaccia tramite un sistema code-driven. Sono stati effettuati diversi miglioramenti alla gestione del multilingua, Drupal supporta praticamente RTL scritte in arabo e tutte le lingue possibili e immaginabili, si installa nativamente in 94 lingue e non necessita più dell'inglese come lingua di default. Stesso dopo l'installazione di Drupal è possibile generare dei web services tramite il modulo dei web services built in. Cosa succede praticamente? Io senza scrivere una riga di codice posso dare un web service al cliente tramite un'API centralizzata e fornire questi dati che sono il layer di Drupal alle applicazioni mobile. Mi mette anche a disposizione diversi metodi di autenticazione nativi, quali l'XCSRF token, senza che io li implementi, e questo lo installo anche senza capacità di programmazione, io posso fare un web services, questo è il concetto, e posso fare un layer di dati che è interrogabile da app mobile. Avendo anche implementati già questi seguenti metodi di autenticazione, il CSRF token per evitare attacchi cross-site scripting, il metodo di autenticazione basic e anche OAuth, il famoso metodo di autenticazione, sono già built-in. Drupal utilizza Twig in questo caso perché Drupal 8, a differenza di Drupal 7, sarà Model View Controller e implementa questo design pattern che appunto forza una separazione logica dalla logica dalla visualizzazione praticamente. Quindi Twig ti consente di non fare più di non scrivere codice PHP nella vista, questo è il senso di passare a Twig, di non fare drop table diciamo nella vista, questo è il concetto. Supporta diverse feature di accessibilità appunto per come jQuery UI, alternative text obbligatorio di default per le immagini, Drupal Announce che è per gli Aural Alerts che è per praticamente utenti con disabilità visiva, questo è il concetto. Porterà integrate nativamente le seguenti librerie JS, tra cui Backbone e la sua dipendenza underscore, jQuery UI TouchPunch che serve per estendere gli eventi on mouse over, cioè quando fai on mouse over o mouse out sui dispositivi touch non ha senso con jQuery UI. jQuery UI appunto ha diversi on mouse over o mouse out, ok? jQuery UI TouchPunch trasforma quei on mouse over o un touch start, touch end. Sostanzialmente questo è il concetto, quindi estende eventi che noi faremo solo col mouse anche a dispositivi touch. Supporta form HTML5 nativi, quindi quando io dall'interfaccia di prima che ho creato un campo dico Drupal fammi un nuovo campo di tipo data, Drupal mi fa questo, cliccando da interfaccia mi dà mi utilizza appunto degli attributi HTML5 che mi consentono di definire il formato di data qui, in modo tale che Safari tirerà fuori un date picker in questo caso, quindi sulla base sono campi specializzati per data. Nel secondo caso vediamo il telefono, quindi se io gli dico Drupal questo è un campo di tipo telefono, lui mi tira fuori direttamente la tastiera numerica del cellulare, quindi il cellulare sa già di che tipo di campo stiamo parlando, l'HTML5, questo è il porto built-in. Seagate Editor è integrato nel core, è un editor what you see, what you get sostanzialmente,
già integrato nel core ed estendibile tramite il classico meccanismo degli hook di Drupal, che diciamo anche Drupal 7 era presente, che è Hook Editor Info Alter, ci consentirà di estendere SIGA Editor per implementare i nostri plugin. Sarà disponibile appunto, oltre alla gestione della visualizzazione del tipo di contenuto, anche le form modes per l'input del tipo di contenuto. L'esempio, questo è l'esempio classico in cui possiamo decidere di snellire al massimo il form che un utente deve compilare in fase di registrazione, mostrando solo i campi nome utente e password e nascondendo gli altri. Questo con Drupal lo possiamo fare da interfaccia, senza scrivere codice, quello è il concetto. Views è un sistema che consente di tirare fuori dal database di Drupal astratto dei tipi di contenuti, quindi effettuare query e vederle in maniera front-end, diciamo. Consente di tirare fuori, vediamolo in maniera astratta, come un sistema che consente di tirare fuori dal database e mostrare all'utente secondo una API centralizzata. In questo caso Views fino a Drupal 7 è stato un modulo contributed, quindi non era nel core, bisognava installarlo a parte. In Drupal 8 Views viene portato nel core, perché appunto era considerato una parte abbastanza importante di Drupal 7, e gli vengono fatti alcuni improvements, come le tabelle responsive che abbiamo visto prima. Creando una tabella diventa automaticamente responsiva all'interfaccia. Consente appunto di esportare l'output di una vista in formato JSON, quindi possiamo implementare il nostro tipo di contenuto, fornire una vista e esportandola in JSON, chiamarla da una mobile app, quello è il concetto. Tutto questo senza scrivere una riga di codice. Qui diciamo andiamo un po' più al codice, perché in Drupal 8 molti hook diventano plugin, quindi che sono similari alle interfacce native di PHP, ma in più contengono un discovery automatico di tutte le implementazioni, una gestione di metadati tramite le annotation che Drupal prende da Doctrine, è un plugin manager basato su PHP Specification Requirements 4. Quindi adesso non si vede granché, passando ad un caso pratico. In questo caso a destra abbiamo del codice Drupal 7 e come viene trasformato in Drupal 8. Quindi Drupal 7 con codice procedurale. Qui sto facendo un semplice blocco in Drupal 8 che ha come titolo example block e dentro ci stampa il lavoro. Quindi in D8 diventa appunto ad oggetti, questa è la grande differenza. Abbiamo namespace, gli diciamo Drupal, noi vogliamo usare questa classe block base, quindi use Drupal core block base. I metadati li forniamo, come abbiamo detto prima, tramite le annotation, che sono un commento PHP sopra alla classe, e andiamo a richiamare e andiamo appunto ad estendere un metodo che ci fornisce Drupal. E in Drupal sarà integrato Symfony, quindi ci saranno molti componenti di Drupal, molti componenti di Symfony andranno in Drupal, come ad esempio il class loader, l'HTTP kernel, Event Dispatcher e Dependency Injection, che sono diciamo abbastanza cattivi, ma alla fine sono abbastanza semplici, questo è il concetto. Basta pensare che una moderna applicazione web in PHP fa largo uso di classi, si parte dalla progettazione, dall'architettura e la si tramuta in classi PHP. Quindi di tutte queste classi PHP noi le utilizziamo per gestire la logica di business. Pensiamo ad una singola classe come qualcosa che possa fornire un servizio a livello globale dell'applicazione, quindi come pezzi di codice riutilizzabili da altri, quindi un modulo può riutilizzare dei servizi. Ed è qui che entra in gioco il service container, che ci consente di gestire tutti i servizi della nostra applicazione, in modo tale, tramite il meccanismo chiamato dependency injection, noi possiamo iniettare in un servizio tutte le sue dipendenze. Quello è il concetto. Quindi nel costruttore del servizio noi andiamo ad iniettare le sue dipendenze. Quindi non dobbiamo occuparci noi di fare new class, se se ne occupa direttamente il service container. Questo è il concetto. Drupal inoltre fornisce una shell Drupal 8 che si chiama drupalconsole.com, che ti consente di fare scaffolding, quindi tutto questo codice non ce lo dobbiamo scrivere noi a mano ogni volta quando andiamo ad estendere Drupal, e questo è il concetto. Ok, se ho tempo faccio qualcosa di pratico.
questo è un template del modulo core di Drupal, del tema 7 che sta nel core di Drupal, ed è un template Twig. Quest'altro caso stiamo praticamente implementando un blocco, quello che stavamo dicendo prima. Quindi io qui sto implementando un blocco che mi chiama un servizio che ho sempre implementato. Sto dicendo la cache, quindi quando vado ad implementare il blocco posso sostanzialmente iniettare dei servizi nel blocco. Questo è il concetto. Quindi container, ottienimi il servizio che si chiama speakers. Questo è un modulo che, dato il cognome di uno speaker, ti restituisce la sua bio, abbastanza banale. E tramite PHP Storm posso navigare e vedere quale interfacce sto implementando. Quindi sono interfacce autodocumentate, questo è il concetto di Drupal. Vediamo, ho 8 righe di commento e 2 di codice, praticamente, perché si autodocumenta, questo è il concetto. Quindi posso navigare nella gerarchia delle classi e ottenere che interfaccia sto implementando. E mi dice: questa crea un'istanza di un plugin, create an instance of the plugin, ha bisogno di questi componenti, e quindi io la vado a implementare dentro. Questo è il concetto. Questo è PHP Storm, è un IDE che non so se l'avete utilizzato, ma vi consente, è già abbastanza avanzato, vi consente di navigare nella gerarchia delle classi, di rilevare i test unitari. Ad esempio vediamo che la cartella test è in verde perché lui ha già capito che lì dentro ci sono i test unitari e che io posso eseguire in maniera separata. Andiamo a vedere la struttura di un modulo Drupal, che magari questo ci può interessare. Il modulo in Drupal 8. Ok, abbiamo il componente routing di Symfony. Ad ogni componente corrisponde un path nella nostra applicazione. Quindi se io vado a Linux Day Staging / speakers, mi chiamerà questo controller qui, che ho definito in Drupal speakers controller, speakers controller view. Ok. Quindi questo è il sistema di routing. Mentre, tornando ai servizi, questo è il meccanismo di dependency injection che vi stavo raccontando prima, sostanzialmente. Io qui non sto dicendo altro che esiste un servizio, si chiama speaker service, si trova nella seguente classe e ha bisogno dei seguenti servizi. Quindi questi servizi qui me li inietti direttamente nel container, in modo tale che io posso implementare direttamente la business logic dentro questa classe. Questo è il concetto. E quindi ho bisogno di cache default e di HTTP client per effettuare una chiamata ad un web service, e il plugin di PHP Storm mi fa, quando io premo control HTTP client, mi porta direttamente alla sua implementazione. Questo è il concetto. Quindi HTTP client è questa qui. E posso praticamente vedere la documentazione. Qui si parla di codice autodocumentato, perché appunto c'è già, vediamo, 24 righe di commenti e 2 di codice qui. Questo è il concetto. Ok. Questo è un new form implementato in Drupal che va ad estendere la classe di configurazione. Quindi sto sostanzialmente sostenendo che questo è un form di configurazione. Tramite l'estensione di una classe Drupal sa cosa fa quel form. Questo è il concetto. Ok. Grazie a tutti. Per qualsiasi cosa, curriculum vitae, potete scrivere a job@canyon.it. Noi cerchiamo sviluppatori Drupal. Anche competenze di Linux, potete mandarci il curriculum. Sviluppatori PHP, se conoscete Symfony, a meraviglia, perché Symfony, come abbiamo visto per Drupal 8, va benissimo. E niente, questo.